Lorenzo Paese lo ritengo insomma un piccolo gioiello dell'Alta Tuscia. Intanto da un punto di vista urbanistico è diverso da tutti gli altri paesi della zona, perché è di fine Settecento, 1774, quindi c'è una configurazione urbanistica diversa, vie larghe, squadrate, insomma lo vedete da voi, è diverso. E quindi già da quel punto di vista, ma è un piccolo gioiello perché siamo in alto, cioè un clima gradevole. Logistica, abbiamo il lago che ci offre un panorama meraviglioso e anche la possibilità di fare un bagno, insomma di godere della stagione balneare, visto che comunque abbiamo un arenile di circa un chilometro. Siamo vicini comunque a Viterbo, perché comunque abbiamo la Cassia. Sulla Cassia per noi è una risorsa, perché in 40 minuti ci permette di arrivare a Viterbo, e allo stesso tempo abbiamo la Maremmana che ci permette di andare o in Maremma o arrivare a Orvieto alla stazione, e quindi siamo collegati, probabilmente facciamo prima noi andare a Roma che i viterbesi, perché siamo collegati meglio probabilmente. Quindi abbiamo il vantaggio dei collegamenti, che è la nostra risorsa secondo me, perché San Lorenzo è uno dei pochi paesi che negli ultimi anni non è diminuito nel numero dei residenti, è stato stabile, anzi forse qualche aumento di un'unità. Questo proprio perché è sulla strada e siamo collegati con il resto della Tuscia e non solo. San Lorenzo è un piccolo paese, diciamo, di circa 2100 abitanti, che però come cultura ha varie cose, a cominciare da un crocifisso ligneo che si trova nella chiesa collegiata di San Lorenzo Nuovo, che è del 1200, e praticamente una relazione di Frankovic, Jerzy Frankovic, che ha fatto, l'ha giudicato il migliore d'Europa, perché dicono che viene da Gerusalemme, però non si sa di preciso di questo, però è di un'importanza e di una fattura eccezionale. Poi abbiamo l'altra chiesa dei Cappuccini di fronte alla chiesa collegiata, che ci sono 13 quadri di un pittore che diciamo gliel'ha ordinati Pio VI, che è il fondatore del paese di San Lorenzo Nuovo nel 1776-77, quel genere, e sono di Padre Fedele di San Biagio, un cappuccino che ha raffigurato tutta la storia dei cappuccini, della roba così, che sono veramente un'opera d'arte. In più c'è il vecchio paese di San Lorenzo alle Grotte si chiamava, che praticamente adesso è stato quasi sempre, non si sa come, ma in mano a privati, perciò c'è poco accesso, c'è poca visione e così via, però come storia ce n'ha tanta. E in più lì vicino a San Lorenzo c'è la vecchia chiesa di San Giovanni Battista, praticamente una chiesa ottagonale fatta dall'architetto Tartarino nel 1763, e i lavori sono terminati circa nel 1790, che adesso sono circa da più di 2 anni che sono stati stanziati, praticamente dice che vengono concessi circa 800.000 euro per fare un restauro, praticamente è una cosa molto molto bella. E ci sono dentro, c'erano degli stucchi molto importanti, si vede affiorare ancora qualche piccolo disegno del sole, della luna, roba del genere. L'architetto Pietro Tartarino di Monte Fiascone, è stato lui il progettista della chiesa. La chiesa diciamo di San Giovanni è costruita su delle fondamenta di una vecchia chiesa preesistente, sempre dedicata a San Giovanni Battista. La leggenda dice che un ragazzino che passava qua davanti è stato fermato da una persona che era il santo San Giovanni, e gli ha detto di parlare con i paesani di ricostruire immediatamente una nuova chiesa, e così è stato fatto. Allora l'interno, là sullo sfondo, che adesso è uno stucco rovinato, è di Fancelli, che è un grosso scultore che stava lavorando al Duomo di Orvieto e ha fatto il battesimo di Gesù, che è lì all'interno, e di cui anche tali dipinti
sole, la luna, lì c'è Cristo raffigurante che ancora si intravede qualche cosa e così va. Purtroppo è stato spogliato perché all'interno aveva delle colonne, aveva delle sculture in gesso sempre e così via. E questa era fatta, diciamo che qui davanti, la giornata di oggi, si faceva una fiera che durava 3 giorni e venivano dalla Toscana, dall'Umbria, da tutte le cose. Era una cosa che si è rinomata sempre anche nel nuovo paese, che purtroppo anche quella piano piano va scomparendo. Però è di un'importanza a livello internazionale. In questi giorni mi è arrivata una comunicazione che per il Tempio di Montelandro sono stati concessi dalla sovrintendenza, credo o 100.000 o 150.000 euro solo per il Tempio. Solo per il Tempio. In più, in questi giorni mi è arrivata la lettera di una piccola domanda che abbiamo fatto anche. La Cassa di Risparmio di Viterbo ci ha concesso per il restauro di alcuni pezzi 4.700 euro. Praticamente facendo tutte queste cose si può rilanciare sia il gruppo, si può rilanciare la storia di San Lorenzo, si può praticamente avvicinare più persone possibile e cercare di portare avanti nel più ampio modo tutta la cosa storica e artistica che può interessare. Dicevamo del pezzo più emozionante che è stato trovato, è una testa di poi i professori l'hanno giudicata di Ercole, con Leon T sulla testa, è policroma di più colori, è una cosa meravigliosa. Però non solo quello, il Tempio di Montelandro ci ha dato circa 5.000 pezzi di una notevole fattura. Ci sono alcuni che sono esclusivamente a livello di studio universitario, ci sono altri, e sono tanti perché saranno più di 100, sono frontoni di tempio baccellati, sono con le volute, sono dipinti, hanno praticamente un'importanza, detto dai professori, a livello internazionale, perché effettivamente il Tempio di Montelandro è stato giudicato a livello internazionale una cosa importantissima, che l'Università di Venezia lo ha catalogati e poi l'hanno lasciato in delle casse che sono lì in attesa di restauro prima di tutto. Cerchiamo di spingere, però ci sono delle difficoltà enormi per costruire un antiquario almeno, non un museo, perché il museo ci sono delle difficoltà enormi, e vediamo cosa possiamo fare, ma essendo piccolo il paese, se c'è un aiuto, un qualcosa di qualcuno, può darsi che nel tempo si riuscirà a fare qualcosa, perché dovete pensare che i pezzi ritrovati, anche la popolazione, si sono visti 3 o 4 pezzi, non di più, non sanno delle altre cose, cioè perlomeno lo sanno ma non l'hanno mai visto. Questi soldi che pensiamo che ci daranno, quando si sbloccheranno parecchio, si sbloccherà il restauro, si sbloccherà il tempio, verrà ripulito, verrà sistemato, verrà tutto rimesso in certo modo, che potrebbe essere più fruibili per la visita più dei turisti, della gente, che anche noi ci impegneremo sotto quell'aspetto. La nostra associazione è composta abbiamo fatto, diciamo, per mantenere l'iscrizione al GAI di Roma, Abbiamo mantenuto, diciamo, per l'iscrizione siamo circa 25 iscritti, e praticamente però su questa gente ci sono molti giovani, maggiormente giovani, ma che a me mi è stupito che sono venuti da noi a iscriversi anche le persone di una certa età, perché dice mi piace, vi voglio aiutare, vi voglio fare, e per noi l'abbiamo accettati volentieri perché è una bellissima cosa per il paese. E qui siamo attraversati dalla via Francigena. La via Francigena, specialmente nel periodo primaverile estivo,
passano pellegrini da tutte le parti. Solo che il problema reale, che questo voglio dirlo perché è una cosa che mi sto battendo, è che è stato un pochettino deviato il percorso, sono stati portati per la sicurezza della gente, sono state portate la gente fuori, per esempio non passa al Paese Vecchio e non passa nella chiesa di San Giovanni dove passava la vecchia via Francigena. Per noi, come fatto storico, è una cosa molto, molto umiliante che è stato cambiato e magari chi passa lì non riesce a vedere queste cose perché purtroppo passano 4-5 chilometri distanti da questa faccenda qui. Prima del Covid si stima che passassero sulla via Francigena circa 15.000 pellegrini all'anno, pellegrini provenienti non solo da tutta Italia ma da tutto il mondo, quindi è un modo per fare conoscere il paese e forse per attirare pure qualche risorsa da un punto di vista economico. Al ragù, gnocchi al pesto, le patate vanno lessate, schiacciate, fatti freddare, poi vanno impastati con la farina. Questo è il risultato perfetto. Allora, al ragù ho messo carne macinata fresca, verdure tritate, cipolla, carote, sedano, olio extravergine e pomodoro. Mentre il pesto va fatto con basilico, un pochino di aglio, parmigiano e pinoli e olio extravergine. L'uovo ci va quando, diciamo, le patate non sono ancora belle mature perché lo gnocco se no non mantiene il duro, diciamo così, la durezza. Io non metto l'uovo, farina e patate. Questi che vedete sono di ieri, freschi, l'ho congelati. Vanno presi dal congelatore, buttati in acqua e sono perfetti, come appena fatti. Sempre. Lo gnocco come viene, diciamo a galla, no? Noi. Come ritorna su, va tolto immediatamente. Addirittura l'abbiamo provato pochi giorni fa con un cliente, gliel'ho fatti alla carbonara. Erano favolosi. Nella carbonara metto il guanciale, l'uovo battuto con pecorino e pepe, cuocio gli gnocchi, poi li salto in padella, tolgo dal fuoco e poi amalgamo l'uovo battuto. Su quelle nuove, che questa volta sono nuove, è la prima volta che faccio le gnocchi con le patate nuove quest'anno, sono 3 kg di farina e 2 uova su 5 kg di patate. Allora, i gnocchi, io il procedimento è metto a lessare le patate, le passo, cioè le scolo le patate con l'acqua, le lascio chiuse un attimino nella pentola che si assorbe tutta l'acqua, dopo le passo, caldissime devono essere quando sono passate, poi le lascio freddare. Quando sono fredde, metto 2 uova e inizio a impastare. Metto la farina mano a mano e alla fine sono 3 kg di farina. Impasto e poi dopo faccio i gnocchi, normalmente come si fanno, si fa l'impasto e poi dopo si tagliano a pezzetti e poi tutte col coltello, taglio tutte a mano col coltello. Thank you.
ragù di chianina e funghi porcini e una crema di scampi. La chianina, la carne chianina, e si cuoce i funghi a parte. Poi dopo, cotti i funghi a parte, con aglio, prezzemolo, sale e pepe, passano al mix. Poi dopo io faccio ragù di chianina e dentro il ragù di chianina ci metto questo trito di funghi porcini. L'altro è invece crema di scampi, che i scampi vanno puliti, poi vanno cotti con aglio, peperoncino, sale e poi ci si mette panna e latte e pomodoro. I gnocchi sono una cosa molto delicata, molto. Avevo 18 anni, quando ho iniziato con mio marito, che era un cuoco, che adesso non c'è più, e quindi ho continuato così. Io ho 15 sughi tutti freschi, però maggiormente diciamo che ecco ragù classico o ragù di chianina con funghi porcini, se no c'è anche tartufo e funghi porcini e tanti altri, insomma, con radicchio, specca e gorgonzola, con matriciana, e poi ci sono anche con la boscaiola, tanti altri. Tuccine fatte a mano sempre da me, anche quando ho le uova d'oca le faccio anche con le uova d'oca, se no facciamo le pappardelle sempre fatte a mano da me, i ravioli e i pici che li facciamo con la macchina, ma sono sempre fatti freschi da noi. Allora, noi abbiamo due tipi di vino, bianco e rosso, che sono tutte e due della stessa casa, che sarebbe la Carraia di Orvieto. Sono vini ottimi perché i nostri clienti vedo che insomma sono molto soddisfatti. E bianco diciamo che è per il pesce e rosso più che altro per la carne. Questi sono due vini un po' speciali chiaramente, perché il Tignanello penso che chi lo conosce, chi è appassionato di vino lo sa insomma com'è, e il Montiano, che anche il Montiano, sono due rossi fantastici. Questo 24 giugno 2021 è ancora più sentito perché finalmente riapriamo la nostra chiesa parrocchiale. È chiusa dal 30 maggio del 2016. Qui ci fu un terremoto che è passato agli annali come terremoto dell'Alfina. Ci fu una scossa di 4.1, la sera erano circa le 22 del 30 maggio. Il problema 4.1 sembra poco, però quando l'epicentro è sotto la tua scrivania, perché era proprio qui sotto, insomma, 4.1 diventa importante, tant'è che ci sono ancora molti edifici qui che sono stati danneggiati e ancora sono inagibili. E quindi la chiesa, le chiese, perché tutte e tre furono danneggiate, hanno subito insomma il colpo più importante, quindi sono state prima restaurate la chiesa di Santa Maria Assunta, poi la chiesa di Torano e finalmente adesso possiamo rinaugurare la nostra chiesa parrocchiale, che al di là della chiesa in sé rappresenta un po' il centro del paese, no? Perché pure esteticamente la troviamo al centro della piazza, che con i suoi 34 metri sormonta tutta la piazza e guarda l'altra chiesa. Quindi ha un valore simbolico, ha un valore, come diceva lei, artistico e ha un valore anche culturale, ovviamente. Insomma, adesso la nostra... Proprio perché siamo nella giornata di San Giovanni, il nostro obiettivo è quello di restaurare la chiesa che avete visto, mi diceva prima, di San Giovanni in Val di Lago. Tra l'altro in quella chiesa noi abbiamo avuto un finanziamento all'epoca del governo Renzi, nell'ambito del progetto Bellezze, quindi un finanziamento di 800.000 euro, importante, che se venisse erogato, come c'è stato... È praticamente promesso, ma non solo promesso, assegnato a tutti gli effetti, anche perché noi abbiamo già fatto il progetto che ha avuto un costo importante, quindi potrebbe ritornare alla luce pure quella chiesa che rappresenta una parte importante della nostra storia.